Nel centro della nostra fede cristiana, fratelli, è Gesù, Figlio di Dio. Il Figlio di Dio si è incarnato nel grembo della Vergine Maria e si è manifestato apertamente agli uomini per rivelare ciò che l'uomo non era in grado di conoscere. Dio ha voluto rivelarsi in questo modo a noi, per cui San Giovanni scrive che chi non possiede il Figlio non conosce neanche il Padre, perché il Padre si è rivelato attraverso il Figlio. E come si è rivelato? Dando la vita in croce per amore, a significare che Dio è solo amore e che per quanto cattivi noi possiamo essere, Dio non ci abbandona mai. Ma la salvezza viene dalla fiducia in questo amore a cui tutti ci dobbiamo aprire. All'inizio di questa celebrazione chiediamo al Signore di purificarci per intercessione della Madonna, ci purifichi da ogni male, ci apre mente e cuore, come dice l'Apostolo Paolo, il Signore dia lo spirito di rivelazione per meglio conoscere, perché possiate conoscere anche quale eredità racchiude il Signore in mezzo ai santi. Chiediamo al Signore di darci questo spirito di rivelazione. Nel Vangelo sentiremo Gesù che chiede agli Apostoli: voi chi dite che io sia? E San Pietro fa la sua professione di fede: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. E iniziamo, fratelli, chiedendo al Signore di rivelarci questo mistero d'amore. Tanti fratelli cercano il dono della fede, molti si dedicano allo studio. All'inizio degli anni 70, uno scrittore italiano, Ricciardetto, scrisse un libro intitolato Quaesivi et non inveni, ho cercato e non ho trovato. Lui si vantava di aver studiato i migliori teologi d'Europa, ma i loro libri non l'avevano convinto e infatti rimase nel suo ateismo. Ma lui cercava col cervello, con l'intelligenza umana. La fede è un dono che viene dall'alto. Avete sentito Gesù che a Pietro dice: non è stata la tua natura umana a recepire questo messaggio, ma è stato ispirato dall'alto. A lui rispose, dopo qualche mese, un cristiano, Carlo Carretto, con un altro libro intitolato Quaesivi et inveni, ho cercato e ho trovato. E dopo l'aveva trovato lui? L'aveva trovato leggendo le scritture, ritirandosi nel deserto dell'Algeria, passando le giornate a contemplare il creato, contemplare le opere di Dio, a meditare la parola di Dio, e divenne un apostolo. Girava in Italia, poi tornato in Italia ad annunciare il Vangelo a tutti, e i suoi libri erano i più letti a quell'epoca perché illuminavano la fede di tanti. C'è una rivelazione dall'alto, vedete, il cammino cristiano ha varie tappe. La prima tappa è quella della manifestazione della redenzione. Gesù è morto ed è risorto, e nel suo sacrificio sulla croce, per volontà del Padre, ha rivelato e donato agli uomini la misericordia di Dio. Il primo passo della fede è accettare che Dio in Gesù Cristo ci ha perdonato tutti i peccati, ci ha amati e siamo amati in Lui. Il resto lo capiremo dopo, ma la prima cosa che dobbiamo assaporare è la sua misericordia. Allora si dischiudono anche gli altri misteri della fede, ma prima di tutto dobbiamo sperimentare questa ricchezza, l'opera di Dio, perché Dio prima che con le parole si rivela a noi con le opere, e la sua prima opera è quella di rimetterci i peccati. E quando noi accettiamo, ci arrendiamo davanti a questo amore, allora si dischiudono tutte le altre ricchezze del mistero di Gesù Cristo. Perciò beato te Simone, perché nella carne e nel sangue te l'hanno rivelato, dice Gesù a San Pietro. E poi aggiunge,
tu sei Pietro e su questa pietra, lui si chiamava Simone o Simeone, Gesù gli cambia il nome in pietra per dire che lui è il fondamento della fede cristiana. È il fondamento, è la sua fede in Gesù Cristo, vero figlio di Dio e vero uomo. E su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferi non prevarranno contro di essa. E quando si può far crollare la chiesa, fratelli, si fa quello che si sta facendo oggi: misconoscere che Gesù è figlio di Dio, riducendolo a un bravo personaggio, un grande personaggio. No, è figlio di Dio e si rivela nella potenza dello Spirito Santo. Tra i primi cristiani questa potenza si manifestava attraverso l'opera degli apostoli, che non solo annunciavano il Vangelo, ma compivano i prodigi, guarivano i malati, risuscitavano i morti. Questo il Signore lo fa anche oggi, quando c'è la fede, perché la mano del Signore, dice il profeta, non si è accorciata. È la fede che si è indebolita. Ci sono delle comunità di fede dove il Signore guarisce tanti ammalati, anzi guarisce tutti. Tale è la fede che regna in mezzo a quelle persone. Noi viviamo invece di dubbio, di sospetto, di probabilismo, speriamo che non è fede, la fede si afferma, amen, Dio ti sta amando adesso, Dio ha perdonato i tuoi peccati, adesso sei perdonato, se credi nel suo amore i tuoi peccati scompaiono davanti a Dio, ti rende innocente, ma si prende cura anche dei tuoi problemi, si prende cura anche della tua salute. La fede, fratelli, non è una cozzaglia di dottrine, è relazione di vita con Dio. Perciò su questa pietra io edificherò la mia chiesa, su questa relazione di fede di Cristo Gesù si manifesta nella nostra vita. E ci sono tante comunità a questo mondo, quando parlo di comunità non parlo di movimenti, parlo di parrocchie, parlo di diocesi, parlo anche dei movimenti, eccetera, dove si pratica la fede nella parola di Dio e il Signore manifesta la sua potenza. Ma la prima opera del Signore per la fede in Gesù Cristo è la remissione dei peccati. San Paolo, nella sinagoga di Antiochia di Pisidia, parlando ai giudei di Gesù Cristo, ebbe a dire: nel suo nome mi viene annunciata la remissione dei peccati, cioè siete perdonati, li ha cancellati i vostri peccati. Una volta San Pietro, parlando al centurione Cornelio, che era un romano, pagano, però aveva avuto una rivelazione, gli parlò di Gesù Cristo che era morto e risorto, e per lui chiunque, secondo la testimonianza dei profeti, conclude, chiunque crede ottiene la remissione dei peccati. E questi credono e scende su di loro lo Spirito Santo. Questo ci richiama anche, fratelli, il bisogno di aprire il nostro cuore. Per aprirci alla fede abbiamo bisogno di staccarci da tante cose. Se uno ha messo il cuore nel denaro, quello è il suo Dio. Tanti oggi stanno mettendo il proprio cuore nelle passioni, nei piaceri, e infatti questi spettacoli ormai sono dappertutto, in tutte le case, attraverso i computer. Quando c'è malizia, la ricerca della malizia, non ci si innalza fino a Dio. Chi salirà al mondo del Signore, scrive il salmista, chi ha mani innocenti e cuore puro. E Gesù nella beatitudine dice: beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Se il cuore è immerso nelle volgarità, Dio è lontano, ma non è lontano, non viene recepito, noi mettiamo una barriera tra noi e Lui. Ecco allora che la fede risplende in mezzo a noi per mezzo di Gesù Cristo. Per cui San Giovanni dice: chi
possiede il Figlio possiede anche il Padre. Chi vede me vede il Padre. In Gesù Cristo Dio Padre si è rivelato. È Lui il centro e il fondamento della nostra fede. Allora ecco il bisogno di pregare, ma non solo recitare delle preghiere, pregare contemplando, adorando, mettendo davanti noi Gesù che ci ama, contemplando le sue opere, per lasciarci permeare dal suo spirito. La fede non ci viene dietro, Dio ce la manda, ma abbiamo bisogno di aprirci e abbiamo bisogno di pregare. Guardate quanti cristiani oggi dicono, credo ma non pratico, che vuol dire, cioè non ricerco, ma con le tue forze non vai da nessuna parte. Si va avanti con la fiducia, ma anche con l'apertura del cuore, con la preghiera, con l'adorazione, con le opere di carità. Ecco l'apertura dell'anima, ma anche il cacciare via dal proprio cuore tante cose nascoste che abbiamo dentro, andare davanti a Dio e confessare il peccato e condannare il peccato. Ecco perché nella Chiesa si è sempre avuta la pratica della confessione, per aprire il cuore a Dio, per cacciare via ogni ferita che abbiamo dentro, perché abbiamo tutti bisogno di questa apertura d'anima. Tante persone non si sono mai aperte in vita loro, hanno tanti segreti sepolti che però in fondo all'anima fanno soltanto danno. Bisogna esporre questi segreti all'amore di Gesù Cristo, andare davanti a Gesù crocifisso, perché quel sangue sparso ci cancella i peccati, ma ci guarisca anche l'offesa ricevuta, le violenze subite, i torti ricevuti, le ingiustizie patite, tutto quello che c'è di sofferenza, va messo nel cuore di Gesù Cristo, che con la sua grande misericordia ci libera, ci mette nella condizione di elevarci e di aprirci quindi alla ricchezza dello Spirito Santo. Oggi chiediamolo questo al Signore, questo vuole rivelarci il Signore. Gesù è Figlio di Dio. Vuoi conoscere Dio? Guarda Gesù Cristo. Santa Teresa d'Avila, una grande mistica spagnola che ha illuminato la Chiesa con il suo esempio prima di tutto. Pensate un po' che quando lei da giovane morì e suo padre non la volle far seppellire. Se la tenne in casa 3 giorni. Il 3° giorno lei si riprese, ma totalmente trasformata. E ha avuto un'intelligenza straordinaria dei misteri di Cristo. Rinnovò l'ordine carmelitano e i suoi scritti sono diventati una grande luce di vita spirituale e tanti trovano veramente la verità nei suoi scritti. Lei diceva, vuoi andare a Dio? Passa attraverso l'umanità di Gesù, perché nella sua umanità Dio ha rivelato se stesso visibilmente. Ci sono quelli che vogliono andare a Dio per via di astrazione, no. Dobbiamo guardare a Dio come si è rivelato in Gesù Cristo. Dà la vita per il peccatore. Allora accetta tu che Lui dia la vita per te. Gesù ha compassione della Maddalena, ha compassione della Luta, ha compassione di Zaccheo, e ha compassione degli affamati, ha compassione della donna che ha perso il figlio. Perché Dio è così, non è un pezzo di ghiaccio removibile che ci guarda dall'alto, è vita, è amore. Quindi questo santo diceva, andiamo a Dio, ma attraverso l'umanità di Gesù, che ci svela il cuore di Dio. E noi prendiamo questo insegnamento della santa e prendiamo questo insegnamento del Vangelo di oggi. Cerchiamo Gesù, diamogli del tempo ogni giorno, riserviamoci un tempo durante tutto il giorno da riservare alla preghiera per stare a contatto con Lui. Sarà tu per tu con Lui. Spegni il televisore, spegni il WhatsApp e spegni tutto il resto. Fa silenzio attorno a te, apri il cuore, dagli spazio che Lui si riveli nella tua vita. E c'è una grande attrice italiana, Claudia Collo, che ha fatto di questa frase il suo slogan: ho cercato il Signore e mi ha risposto. Oggi vive facendo carità, vivendo per i poveri, e Dio benedice le sue attività.
li sta svolgendo in tante parti di questo mondo, ma cominciate a fare l'attrice leggera. A un certo punto, se sentite veramente in pace, ho invocato il Signore e mi ha risposto, e oggi sta facendo grosse imprese di carità, e Dio cioè opera attraverso di lei. Ho invocato il Signore e mi ha risposto, e da ogni timore mi ha liberato.